Scarti ferrosi, materiale di risulta, Eternit. Sotto il cielo, a due passi dalle abitazioni e dai MAP di San Gregorio, un autentico sfregio ambientale. Una discarica a cielo aperto nel cuore della frazione aquilana, fortemente compromessa dal terremoto. MAP e abitazioni con vista sulla spazzatura. A scoprire il sito, un cittadino aquilano, Franco Marulli, definitosi ai nostri microfoni indignato dal comportamento incurante dei cittadini che praticano quella via facendo finta di non vedere. Rifiuti speciali smaltiti e abbandonati in aperta campagna, su un terreno a pochi passi dalla strada che conduce al nuovo villaggio abitativo. Uno spiazzo ricoperto da rifiuti di ogni genere, dal dannoso Eternit ad ammassi di sacchi neri dal contenuto incerto, a scarti di legno, materassi, elettrodomestici fuori uso, lavandini, mobili. Una bomba ecologica che deturpa l'ambiente circostante, rappresentando un serio pericolo sotto il profilo igienico e sanitario. Ci troviamo a San Gregorio, in uno spiazzo, in un'area dove c'è transito di macchine e quindi di persone, c'è una vera e propria discarica a cielo aperto. Da quando ve ne siete accorti? Allora, sono 2 o 3 giorni perché sopra è attivo un servizio polifunzionale ambulatoriale, per cui è di passaggio. Sono andato a fare delle ricerche e passando qua mi sono accorto di questo discarica a cielo aperto, che secondo me è una cosa impressionante, sia dalle immagini che dal fatto che stanno vicino all'abitazione. Poi ci stanno dei sacchi neri che non si sa che ci sta dentro, per cui penso che si dovrebbe interessare anche la forestale. Ecco, si parla molto di rispetto ambientale, di attenzione, ecco, verso l'ambiente. In questa discarica si trova di tutto un po', dai scarti di lavori, da edifici, a elettrodomestici fuori uso, materassi, sacchi, come diceva anche lei poc'anzi. Sì, sembra strano che, essendo popolato anche dai MAP di San Gregorio, nessuno se n'è accorto e nessuno ha denunciato questa discarica a cielo aperto che io me ne sono accorto da 4-5 giorni. Nel mentre eravamo intenti a realizzare il servizio giornalistico, le nostre telecamere hanno immortalato la scena di un uomo che, incurante di essere ripreso, scaricava del materiale nell'area.